Uccideteli tutti! Uccidetelo! Poi tornate qui ad Arezzo! Morte! Forse in arrivo! Quanti sono gli invasori?
Ora! Morirai! Solo dargli una spinta. Questo è mio. Saresti mai dovuto venire qui. Ora morirai. Hai infranto il voto verso. Hai ucciso il mio cielo. Donne e bambini! Cosa credi si fondi il tuo impero? Nessuno ti ha chiesto di venire. Impedirà di proteggere la mia gente.
fare? Thank you.
Tenete la vostra impegnati! Signore, attaccate al mio comando! Devo fare in fretta. La linea non terrà a lungo. Oswald! Come osate stare qui? Profanate questo tempio con la vostra presenza! Guardie, prendeteli! Uomini!
Ma stiamo insieme! I britanni non accetteranno la pace se li trattiamo così. Questa è opera dei pretoriani. Fermi! Amici di Roma, vi presento Basilius, figlio dell'imperatore. Comandante Vitellio, mi rallegro per la vostra venuta. Per poco non vi siete perso tutto il gaudio di questa festa. Confido che il vostro viaggio sia stato piacevole. Signore, vorrei... La guardia prenderà il comando. Guardie, occupatevi dei britanni. Vostra Altezza, devo... Forse non lo sapete. Fratello Commodo è ancora disperso. E io intendo scoprire
Che cosa ne hanno fatto questi selvaggi? Noi britanni vivevamo in pace governati dal vecchio capitano romano. Ma il nuovo condottiero Commodo, figlio del vostro re, è malvagio e merita il suo destino. Non ho altro da dire. Mi è chiaro ora che voi britanni non amate come noi romani. Tua figlia? Picchiala finché non parla o la faccio l'amore. Non importa. No! Un momento! Ti permetti? Come ti permetti? Io sono il figlio dell'imperatore. E io posso tutto ciò che voglio. Mi prego! No! Non uccidetela! Vi dirò ogni cosa! Commodo è stato ceduto al re Bicorne nelle lande settentrionali. Al di là del vallo. Vi prego. Lasciate mia figlia. Vi prego. Vedete? C'è un solo linguaggio che questa gente comprende. Il linguaggio della violenza. Troverete il condottiero nelle tenebre oltre il vallo. Dove cupe e brulle scarpate sovrastano laghi oscuri senza fondo. Dove uomini dalle lunghe corna errano da tempi remoti. E dove coloro che si avventurano non fanno ritorno. Comandante, condurrete i vostri uomini a nord, alle brulle scarpate, e troverete mio fratello. Guardie, rinchiudete i prigionieri. Preparatevi! Sentito il comandante, pronti a marciare! Centurione! Non perdete tempo! Andiamo a nord! D'accordo! Vitellio ci ha condotti a Settentrione, oltre i limiti dell'impero e i confini del mondo. Abbiamo affrontato guerrieri più simili a bestie che a uomini, così terribili da piegare persino le legioni scelte di Roma. Le parole di Oswald ci tormentavano mentre proseguivamo nell'implacabile oscurità, nelle lande battute dagli uomini dalle lunghe corna, da dove solo pochi fanno ritorno. Questo forte, il Fosso di Glott, si dice sia niente meno che il varco per rane, luogo di fiamme e morte. Temo che ciò che accade qui ai confini del mondo presto lambirà l'impero stesso. Ingegneri, lavate il pellame. Antonio, controlla i cavi. Otto, assicura le sbarre. Ci muoviamo alla decima ora. Sì, signore.